6 mesi di esperienza con la Polverini, vogliamo tracciare un primo bilancio di questa? Guardi, non è facile esprimere un giudizio. Io sarei portato a dire che il mio giudizio è sospeso nei confronti della Polverini, non appaia troppo pesante questa mia espressione. È un giudizio sospeso perché non ci sono state molte occasioni per poter esprimere un giudizio sulla reale capacità di guida della regione da parte del nuovo presidente. E devo dire che non mi sento. Perché non viene in consiglio? Perché per una serie di ragioni. Il consiglio non si riunisce quasi mai, credo abbiamo fatto 3 consigli dall'inizio, ma soprattutto per affrontare argomenti, insomma, mi si consente di dire, di scarsissima importanza, più mozioni, interpellanze che argomenti di spessore, come pure la regione ce n'ha da dover discutere e decidere. E poi perché non funziona proprio la macchina, le commissioni non si riuniscono, basti pensare alla sanità, si è riunita in questi 6 mesi una sola volta e solo per fare una sorta di programma di futura attività, quindi questo credo che sia già un elemento emblematico e significativo, ma devo dire che insomma, pur ritenendo per motivi prudenziali di non esprimere un giudizio su questa esperienza, non mi sento di nascondere una certa personale delusione per quello che è avvenuto fino a questo momento. Senta, non è per caso che questa amarezza o personale delusione deriva dal fatto che la Polverini guida la regione con un pugno di ferro, scommettendo di fatto l'assemblea legislativa e lavorando molto come esecutivo? Ma è una delle ragioni, ecco, si può esprimere questo concetto con parole diverse, ma la sostanza credo che non cambi. Una delle ragioni è proprio questa. Comanda lei? Cioè ho la sensazione, sì, che ci sia una gestione del governo regionale troppo incentrata sul presidente, quasi esclusivamente incentrata sul presidente. E insomma, una persona sola al comando. Credo che rischia poi di determinare condizioni perché si possa trovare anche sola nel proseguio della sua attività e questo non è, credo, nell'interesse della regione. Io credo che ci vorrebbe un maggior coinvolgimento e una maggiore partecipazione da parte del Consiglio, da parte delle forze politiche, tutte e soprattutto le forze politiche che la sostengono ovviamente. Senta, ma lei parla come Rodolfo Gigli o come UDC? No, parlo come Rodolfo Gigli, francamente mi sta deludendo, devo dire. Onorevole Gigli, si sente un po' papà della regione Lazio? Mi verrebbe da dire che mi sento anche un po' nonno di questa regione, essendo entrato nel 1975, quindi nella fase costituente della regione. Cosa è cambiato negli ultimi 20 anni? Ma credo sia cambiato tutto, oserei dire, cambiato radicalmente la regione, le sue competenze, il suo ruolo, ma soprattutto è cambiato il modo di concepire la politica e di fare politica. In peggio o in meglio? Beh, questa domanda rivolta a me non può che avere una risposta, a mio giudizio, non certamente in meglio. Adesso mi trovo in consiglio regionale in quanto inserito nel listino, quindi non mi sono sottoposto al giudizio diretto degli elettori. Ma un politico inserito nel listino che era invece pieno di nomi nuovi e di volti nuovi significa anche una garanzia di politica? Ma me lo auguro che questo, e forse questa è la ragione per cui sono stato inserito nel listino, mi consenta di aggiungere, senza averlo richiesto, perché io mi sono trovato inserito nel listino della Polverini senza aver fatto richiesta al mio partito. Però ha accettato. Ho accettato, certo, ho accettato e devo dire anche con piacere, nella speranza di poter dare un contributo, ecco, in una fase che avvertivo essere una fase per molti aspetti nuova nella vita della regione e per questo quindi ho accettato di buon grado. Parliamo di sanità, che è un argomento d'attualità. A sentire chi governa, cioè Renata Polverini, chi ha governato Piero Marrazzo e Esterino Montino nell'ultima fase, ancora prima Storace, sembra che sia un'eredità del passato. Bene, lei questo passato lo ha vissuto anche come Presidente del Consiglio, come Presidente della Giunta. Che cosa è successo nella sanità laziale per cui ci siamo indebitati fino al collo?
Ma io non posso dimenticare che l'ho vissuto anche da assessore alla sanità, io per 3 anni ho fatto l'assessore alla sanità, in tempi ormai lontani, che appartengono forse al paleolitico inferiore, ma negli anni 80, dall'83 all'86 ho fatto l'assessore alla sanità e ho avuto già modo di dire pubblicamente, ufficialmente in consiglio regionale, ascoltando le dichiarazioni che sono state fatte da più parti, mi sembra che i problemi di allora siano rimasti immutati, forse qualche volta si sono aggravati, quindi c'è una sanità che combatte con una difficoltà di portare in pareggio i conti, c'è una sanità che non riesce a dare risposte adeguate, soddisfacenti alla domanda dei cittadini. C'è una sanità che fino a questo momento almeno insomma, non ha avuto la possibilità di modificare le sue strutture, la sua organizzazione e quindi realizzando quelle condizioni appunto che concilino la spesa con l'efficienza delle prestazioni. Aspetta, le faccio un'altra domanda sempre per la sanità. Allora, se la colpa non è di nessuno, perché così facendo quello che era nel passato si è semplicemente aggravato, ci sarà una responsabilità almeno lobbistica, è colpa dei medici e dei primari, è colpa della sanità privata, è colpa di chi ha governato oppure? Ma guardi, le colpe sono diffuse, credo andrebbero equamente ripartite un po' tra tutti, tra le forze politiche che hanno governato, tra quelle che sono state all'opposizione e che hanno svolto questo ruolo, non certamente avendo come obiettivo quello di migliorare le situazioni, ma magari cercando di utilizzare questa loro posizione per accrescere il consenso. Quindi non mi sentirei di dire che c'è una responsabilità facilmente identificabile in qualche forza politica e tantomeno in qualche personaggio che ha avuto responsabilità nella gestione della regione. Certo, oggi credo che non si possa più, non sia nemmeno moralmente più accettabile un gioco al palleggio delle responsabilità e al tentativo di scaricare sugli altri scelte che si rendono ormai necessarie e che sono scelte sicuramente dolorose e impopolari e che richiedono anche sacrifici notevoli, sacrifici soprattutto che dobbiamo chiedere ai cittadini.